Niente, è stato realizzato sulle coste monopolitane, bellissime. È stata un'esperienza bellissima perché cantare poi quella canzone, se comprerete il CD, poi capirete di cosa stiamo parlando. Lì all'alba, con quello spettacolo. Di mare tranquillo, suonare nello stesso tempo è Le stato ragazze veramente che si magico. rivestivano a A fianco, sono quelle fianco, cose belle certo, della come prima no? mattina. Sì, ma infatti l'idea era proprio quella di dare un attimo di vita normale lì al mare, stare lì e suonare. E se non compri il CD, noi te lo Ah, regaliamo. ragazzi, io sono commosso. Antonio, da quando conduco questa trasmissione mi sta arrivando di tutto e non vedo l'ora di invitare Belen che chissà cosa mi regalerà. Beh sì, bei momenti, sicuramente bei momenti. Per adesso mi accontenti, vi ringrazio ragazzi, veramente. Voi Grazie sapete che siete uno dei miei gruppi preferiti. E poi tra l'altro Antonio, tu sai della mia passione per i Prozac Più e so che i a te. Sì. Prozac Più piacciono anche a Vittorio e a Beh, Silvio. certo. E per me è un momento di grandissima televisione questo momento, perché sono un gruppo veramente molto importante. Fortissimi. Un'altra domanda rapida per Antonio che dovrà tornare a scrivere. Antonio, non so se l'avete visto, è quello enorme situato nella Certo. foto di destra che abbiamo visto. Eccolo qui. Ricordatevi che la televisione rimpicciolisce, quindi non avete idea di che cosa è. Io ci ho giocato a pallone. Rimpicciolisce tutti tranne Vittorio Tranne Nacci, Vittorio Nacci che che scala 1-1. invece sì, è proprio come lo vedete. Antonio, tu Dimmi. da amante del cinema hai un occhio al cinema e ci mancherebbe, ma quanto sono belle anche quelle fiction che raccontano, ad esempio, di Rino Gaetano, che è un Sì. personaggio meraviglioso della tua Calabria, che è un po' della mia, perché ho vissuto, e tu lo sai, e studiato a Catanzaro, al Liceo Classico Galluppi. Ecco, Rino Certo. Gaetano è un esempio anche di modernità, e questa bombetta bellissima che hai la utilizzava proprio Rino. No, Rino no, Rino utilizzava il cilindro. no. Il cilindro Il utilizzava. cilindro, è Ho vero. detto una fesseria, fa niente. Ma lo stile comunque scanzonato è quello. Sì, assolutamente Tornando scanzonato. Antonio a questa domandina, cosa ne Sì, pensi? ma senti, io non sono, lo ammetto, un amante della fiction italiana perché spesso e volentieri, insomma, i prodotti non sono così di qualità così alta. In questo caso, insomma, me ne hai citata una invece molto interessante, e soprattutto mi hai citato uno dei miei cantautori preferiti. Ragionavo proprio con degli amici qualche giorno fa e dicevo che spesso, andando ad ascoltare, della musica contemporanea, e questo è un discorso che mi farebbe piacere fare anche con i tuoi ospiti, andando ad ascoltare andando a leggere soprattutto i testi di certi autori contemporanei giovani, io ci trovo molto poco, soprattutto sul mio paese. Se voglio andare a scoprire, quello che era l'Italia negli anni 70, negli anni 80, vado a rileggere dei Beh, però testi di... Antonio, perdonami, scusami, se tu leggi il Dimmi. testo del vincitore di Sanremo Giovani, è un testo assolutamente meraviglioso e impegnato. No, sto No, questo lo scherzando. dici tu, No, 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 noi... no, no. Ma Anzi, ha vinto per... Guarda, ti io posso oggi dire la voglio... mia? Dobbiamo Antonio, essere... Antonio, io voglio Dimmi. essere molto diretto. Io a volte non capisco come la rivendibilità esclusivamente di un prodotto debba superare il talento. C'è una canzone... Io non mi ricordo il ritornello di quella canzone. Te lo Me cantiamo. lo canti, dai. Sto Perché è vero, vero che ci sei. diventando rosso, guarda. Io Sì. ti posso dire la mia, Antonio è la se serietà di questa possiamo. trasmissione, l'avete Sì, notato, eh? Cioè, noi qui grazie. fra un po' andiamo a Tiene il bere dopo, brivido. vabbè. Guarda, se possiamo dirla tutta, senza parlare di Sanremo Giovani, io andrei anche tra i big e andrei a leggere il testo, secondo me, di una banalità incredibile, che è quello che ha vinto. Io di Salutiamo solito Emma ci ho trovato. Marrone, ciao Emma, grazie Non ci ho Emma. trovato Doveva niente di essere un. la No, prossima il testo non è ospite neanche e ce tuo, l'han pensa. bruciata. Non Vabbè, è dai. suo, non è suo, quindi ti sei bruciato il resto di niente, però per quanto mi riguarda non è, ecco, non è un testo, cerchiamo di essere seri proprio 15 secondi, non è un testo del genere, secondo me è molto banale e come dire, che è anche molto costruito, a differenza se vai a vedere quello che ha vinto l'anno scorso, Vecchioni, che è invece molto più di cuore, di testa e non di Beh, pancia, forse anche perché insomma... Vecchioni veniva da un'altra scuola, come dicevi tu, dagli anni 70, Esattamente, 60. ma è proprio quello che dici, essere vero, cioè se io voglio andare a scoprire com'era il paese nel passato, qual era stata la storia del mio paese, io vado ad ascoltare quelli che sono stati i grandi cantautori, da C'era un De altro André. fermento, c'era. Certo, esattamente, oggi purtroppo non sempre, però spesso e volentieri vincono
e vendono quelli che sono dei testi e dei brani, secondo me, molto banali, molto sempliciotti. Poi questa è una mia personalissima considerazione, ci mancherebbe altro. Perfetto, Antonio, dopo avermi bruciato i prossimi 22 ospiti di questa trasmissione. Ma tu lo sai che io la come dire, la dico fino in fondo, no, come la pensi. Antonio è un caro amico, siamo cresciuti assieme, abbiamo fatto più partite assieme che uscite con le ragazze, ma siamo contenti lo stesso e ne paghiamo le conseguenze oggi. Porto ancora i lividi addosso di qualche gomitata in un po' come Paolo Montenegro. Io, Silvio, difendimi, di qualcosa. Quindi giocavi in difesa. Io sono in difesa, difensore vero. Lui invece era un attaccante alla Fausto Rossini, ma questo è un altro discorso. Ma questa è un'altra storia, sì, Antonio, esatto. Io ti ringrazio anche a nome di due juventini come te, che sono Vittorio, Anacci e Silvio, del gruppo Io Sempre Voglia. Ciao Antonio, grazie. Ti ringraziamo. Allora, io ringrazio te, ringrazio loro e forza Juve. Forza Juve sempre. E, ragazzi, è il minimo. Prima di chiudere, io saluto i nostri telespettatori e ricordo a tutti che questo è Tempi Supplementari, ma fra un po' c'è l'intervista doppia in stile Iene, che è un omaggio con i nostri... Vittorio e Silvio, che ha fatto una presa, guarda, la puoi rifare, la rifaccio, vai col primo piano alla grande, ragazzi. Siamo veramente un fritto misto meraviglioso e si vede, Vittorio, scherzo. Soprattutto fritto, scherzo. Grazie ancora a tutti quanti i telespettatori, questo è Tempi Supplementari, alla prossima. Grazie, ciao. Io sempre voglia ed Antonio, siete pronti, ragazzi? Sì state per salire sul palco di Sanremo? No, scherzo, nome? Silvio. Vittorio. Cognome? Pellicano. Nacci. Altezza? 1,60 qualcosa. 1,80. Peso? Penso 65. Io non l'ho mai fatto per paura di farlo proprio, quindi non ve lo dico.